Buongiorno a tutti, sono Marzio Marini, vi do il benvenuto al primo webinar di URMET dedicato al sistema 1068, la nostra nuova centrale antintrusioni. Innanzitutto vi voglio ringraziare a nome di URMET per la disponibilità e la fiducia che ci avete accordato. Prima di cominciare vi informo sul funzionamento dell'applicativo con il quale si svolgerà il corso, durante il quale potete formulare delle domande. Per chi utilizza un computer potrà aprire la dashboard con la freccia in alto a destra e nella sezione domande inviare richieste di informazioni allo staff che risponderà quanto prima. Per chi utilizza dispositivi mobili troverà la sezione domande sull'icona del punto interrogativo. Durante questo webinar verranno formulati dei sondaggi ai quali siete invitati a rispondere cliccando sull'opzione che ritenete più corretta. Vi segnalo anche che abbiamo messo a disposizione una serie di documenti che vi potete scaricare fin da ora cliccando sull'icona salva da tablet o smartphone o nella sezione documenti da PC. Inoltre, essendo un corso dal vivo, se ci fossero problemi di connessioni dovuti alle reti sovraccariche di questi periodi, vi preghiamo di ricollegarvi utilizzando il link contenuto all'interno o della mail di iscrizione o nella mail di promemoria di questa mattina. Passo ora la parola a Giulio Smarrazzo per una breve introduzione. Vi ringrazio e vi auguro un buon webinar. Buongiorno Marzio, buongiorno a tutti, mi presento, molti di voi mi conosceranno già, sono Giulio Smarrazzo, area manager URMET, seguo Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Sardegna, il vecchio regno di Sardegna. Vi do ufficialmente il benvenuto al secondo webinar di approfondimento sui prodotti della famiglia URMET. Abbiamo iniziato la scorsa settimana con YOKIS, questa settimana andiamo avanti con 1068. Nel corso del meeting avrete ulteriori dettagli sui prossimi eventi. È comunque un grande piacere trovarmi qui con voi oggi, sfruttando questa nuova modalità operativa. Di solito nel nostro lavoro siamo tutti più abituati a contatti diretti, a contatti personali, fatta di cantieri, di lavoro spalla a spalla, no? Quindi di stretto contatto. In questo momento, un po' come tutti, ci siamo dovuti adeguare per fare in modo di restarvi ancora più vicino, no? Anche se solo virtualmente. Nelle ultime settimane, comunque, abbiamo continuato nel limite, nel rispetto delle regole e delle restrizioni vigenti, a cercare di rimanervi a fianco, di rimanere al vostro fianco, il più possibile tramite la nostra struttura, il servizio clienti, la nostra rete commerciale fatta di tecnici commerciali e agenti e vari centri di assistenza dislocati su tutto il territorio nazionale. Posso ancora dirvi che per ammissione stessa dei nostri clienti, URMET negli ultimi anni ha avuto fortunatamente una grande flessibilità di adattamento, ha ampliato la sua forza commerciale, aggiungendo pedine importanti allo scacchiere ed ha fortificato il servizio telefonico e potenziato la rete di assistenza e quindi CAD. Tutto questo ci sentiamo di dire che è stato possibile grazie alla capacità di ascolto mostrata verso i nostri clienti, quindi mostrata verso di voi. La strada si è rivelata quella giusta, non abbiamo intenzione di fermarci, ecco perché voi siete così importanti per noi. Però diciamo che non mi dilungo oltre e passiamo alla parte operativa. Oggi presenteremo la centrale 1068, ne analizzeremo, analizzeremo il dettaglio, le periferiche associate al sistema e le due app dedicate, l'app utente finale, URM Secure, e l'app installatore, che è un po' la grande novità del sistema. Ma a questo punto, oltre, diciamo, ad essere un momento di formazione, no? Questo meeting vuole essere un momento di formazione e di informazione, per noi vuole anche essere un momento imperdibile, per confrontarci, no? Un momento per sentire le vostre opinioni e pesare le vostre necessità. Quindi vi invitiamo a utilizzare lo strumento della chat, la chat a cui sarà collegato Diego Grotto, del supporto tecnico commerciale, che sarà impegnato a rispondervi, diciamo, durante tutta la presentazione. Comunque in chiusura, ci sarà uno spazio dedicato con le considerazioni, riservato alle domande e alle risposte, quindi per chi non dovesse ricevere subito in chat risposta, non preoccupatevi. E adesso lascio la parola al collega per continuare con la presentazione. E per rimanere un po' più in stile televisivo, ne prendo in prestito una battuta e vi auguro buon ascolto e buona visione. Grazie Giulio. Bene, iniziamo e lanciamo il nostro primo sondaggio con cui abbiamo pensato di conoscerci un po' meglio. Quindi vi veniamo a chiedere quali centrali antintrusione URMET avete già installato o conoscete o comunque sì avete provato. Tra
Tra le opzioni di risposta trovate i nostri sistemi come il 1061, il sistema 1067, il sistema senza fili wireless Zeno e eventualmente anche per chi non conosce i dispositivi Urmet, non ho mai installato centrali Urmet. Quindi vi preghiamo di cliccare sull'opzione che ritenete più opportuna, confermare con il tasto che trovate al centro del monitor nel caso in cui utilizzate i PC o nel tastino, nell'icona in alto a destra nel caso in cui utilizzate dispositivi mobili. E insieme adesso andremo a vedere quelli che sono i risultati, quindi penso che possiamo chiudere il sondaggio per vedere i risultati. Bene, come abbiamo, vediamo che bene o male più di qualcuno conosce già, ha già provato i nostri prodotti, ma c'è anche qualcuno che ancora non conosce nessun dispositivo antintrusione Urmet, quindi troverà piacere nello scoprire la nostra nuova centrale. Grazie, andiamo avanti. Oggi vi presenterò la nuova centrale antintrusione Urmet 1068005 che affiancherà la piccola di gamma 1061006A. Vedremo che con il sistema 1068 è stato fatto un salto tecnologico non indifferente per quanto riguarda quei prodotti entry level. Abbiamo una piccola centrale con prestazioni elevate. La centrale ha un bus multifunzione, abbiamo 5 ingressi direttamente sulla piastra madre della centrale, espandibili fino a 21 e possiamo gestire sia ingressi filari che radio. Tutti gli ingressi sono liberamente associabili e parzializzabili su quattro zone diverse. La centrale è stata certificata secondo la norma EN 50131 grado 1. Ricordo che la norma 50131 si suddivide in quattro gradi e è la norma che si attribuisce agli impianti antintrusioni. Il grado 1 individua quegli impianti realizzati in luoghi con basso valore del contenuto. Solitamente l'impianto è dotato di sirene interne e esterne e combinatori telefonici per comunicare con l'esterno. La centrale è contenuta in un box plastico bianco, ha delle rinne arrotondate, in una forma discreta e poco invasiva. Sul frontale sono presenti tre piccoli LED che ci riportano lo stato funzionale del sistema. Un primo LED ci dà la presenza dell'alimentazione e l'efficienza della batteria, un altro la presenza di eventuali guasti ed il terzo LED ci individua le eventuali zone inserite o disinserite. La chiusura del coperchio è assicurata con delle viti con impronta a croce e non più con delle brugole come succedeva in passato. All'interno abbiamo un alimentatore da 1,5 A e la possibilità di alloggiare una batteria a 12 volts 7 A. Vediamo quelle che sono le caratteristiche principali del nostro sistema. La novità assoluta è la possibilità di programmare il sistema alla centrale, oltre che con la sua tastiera, eventualmente anche con un tablet, con un'app Urmet 1068 Set. Il cliente potrà gestire il suo impianto con l'app Urmet Secure, che ormai è da un po' di tempo che è già sul mercato. Abbiamo la possibilità di aggiornare sia il firmware della centrale che delle periferiche, quindi direttamente con un unico firmware, con un unico comando, riusciremo ad aggiornare tutto il nostro sistema. Eventualmente abbiamo anche la possibilità di salvare la nostra configurazione, la nostra programmazione su una scheda micro SD per tenerla di backup in condizioni di emergenza, in caso di emergenza. Inoltre, come abbiamo visto, la centrale gestisce dispositivi radio, quindi abbiamo una scheda dedicata per acquisire quelli che sono i dispositivi del sistema Zeno 1051, per chi conosce già il prodotto senza fili Urmet. Inoltre, la centrale può essere dotata di combinatori telefonici e vettori di comunicazione con l'esterno, come PSTN, GSM e scheda IP. Grazie a questi vettori possiamo avere delle notifiche che sono delle chiamate vocali, degli SMS, delle mail e delle notifiche push. Le chiamate vocali in questo caso sono di modalità avanzata perché oltre a ricevere quello che è il luogo dell'allarme e l'evento generato dal sistema, avremo anche la possibilità di ricevere quello che è la zona e il dispositivo che ha generato l'allarme. Quindi potremo andare mirati a individuare qual è quella zona e quel dispositivo che hanno generato l'eventuale allarme intrusione. Inoltre, i nostri vettori di comunicazione permettono la connessione con le sale operative degli istituti di vigilanza, quindi la nostra centrale è adatta anche ad essere installata in quegli ambienti commerciali o magari uffici dove eventualmente e spesso e volentieri viene richiesto questo tipo di collegamento. Vediamo quali sono le caratteristiche funzionali. Abbiamo la possibilità di programmare i nostri ingressi come normalmente chiuso, normalmente aperto, singolo bilanciamento, doppio bilanciamento, inerziale e tapparella. Quindi, come vedete, possiamo gestire direttamente in morsettiera quelli che sono gli dispositivi che generano degli impulsi, dei segnali così chiamati veloci. Non abbiamo più bisogno di interporre tra il dispositivo
iniziare da tapparella, può essere una rottura vetro o un sismico, la famosa scheda con tempulsi che era necessaria precedentemente. Gli ingressi possono assumere anche delle altre funzioni ausiliarie, oltre a quelle di allarme intrusione, come gong, luce di cortesia e apriporta. La funzione gong permette di avere, tramite il buzzer della tastiera, un'informazione nel momento in cui il nostro ingresso programmato tale va in allarme. La tipica applicazione è la porta di un negozio. Il mio contattino magnetico installato sulla porta avrà attribuito la funzione gong. Nel momento in cui si apre, la mia tastiera mi darà un'informazione. Magari sono distratto a sistemare uno scaffale o un richiamo all'attenzione che qualcuno è entrato. La funzione luce di cortesia invece mi permette di attribuire al mio dispositivo antintrusione, quindi al mio sensore, un'altra funzione, quindi avrò una doppia funzione con un solo dispositivo, magari quella di accendere una luce al mio passaggio, quindi accendere una luce in un luogo comune, in un passaggio comune, in un atrio, in un corridoio, mi evita di andare ad installare quello che è il regolatore di presenza. La funzione apriporta è un po' come la precedente, ci permette sempre tramite il nostro dispositivo programmato tale, con questa funzione ausiliaria, di magari sbloccare un'elettroseratura. Quindi invece in uscita da qualche luogo, invece di andare a cercare il pulsante per sbloccare l'elettroseratura, automaticamente entrando nel raggio d'azione del sensore avrò la porta sbloccata. La centrale, oltre ai classici allarmi, può gestire anche altra tipologia di allarmi come tecnologico, coercizione e soccorso. Gli allarmi tecnologici sono tutti quelli provenienti da dispositivi non inerenti all'impianto antintrusione, quindi per esempio potremmo collegare il blocco di una caldaia, il blocco della pompa di un pozzo, ma eventualmente anche il guasto di un congelatore che ho in cantina dove tengo le mie scorte alimentari invernali. In caso di anomalia avrò una segnalazione tramite i vettori di comunicazione, i combinatori telefonici. L'allarme coercizione non è più nemmeno che l'allarme antipanico, quindi è un allarme attivo H24 anche ad impianto disinserito, solitamente attribuito al pulsantino nascosto sotto al bancone dell'attività commerciale o eventualmente anche a quello che ho sul comodino la notte in caso di emergenza per attivare l'allarme. L'allarme soccorso invece viene attribuito solitamente al telecomandino che consegno magari alla persona anziana che vive sola in casa. In condizione di emergenza può premere il bottone e avvisare tramite i combinatori i parenti più prossimi o eventualmente anche i sanitari per un intervento repentino. Le uscite della centrale sono associabili a qualsiasi evento generato, quindi non abbiamo limitazioni. Inoltre abbiamo due funzioncine per quanto riguarda quello che è il combinatore telefonico GSM, abbiamo la possibilità di ricordarci di ricaricare la SIM, onde evitare che a lungo andare il gestore la disattivi, quindi rimango senza combinatore, e il ribaltamento degli SMS entranti, quindi tutti quegli SMS che il gestore invia alla SIM contenuta all'interno del GSM mi verranno rigirati, mi verranno rinviati a un numero a mia scelta, quindi sarò sempre informato di quelle che sono le comunicazioni. Andiamo avanti e vediamo che la centrale, come abbiamo detto, è configurata Scusa EN50. Marzio, Prego, Giulio, scusa. prego. Scusa se ti interrompo, però mi sembra corretto fartelo sapere, farlo sapere anche a chi adesso ci sta ascoltando. È un modo anche per esternare un po' la nostra soddisfazione. Quindi attualmente ci sono 494 persone che ci stanno guardando e ci ascoltano. Quindi questo per noi è una misura tangibile dell'affetto che le persone hanno nei nostri confronti e dell'interessamento. Quindi era corretto, dico grazie a tutte le 494 persone che ci ascoltano, che ci stanno ascoltando. Grazie Giulio dell'informazione, è un piacere anche per me vedere che come i nostri impegni per essere vicino a voi siano ricompensati con una platea così ampia. Grazie. Continuiamo con la presentazione. Come abbiamo detto, la nostra centrale è certificata secondo la norma EN50131 grado 1, quindi per default quando arriva, quando esce di fabbrica e l'acquistate, è impostata in questa modalità di configurazione, quindi con il giamperino numero 4 inserito e in gergo diciamo che è in modo 1. In questa modalità la centrale ha dei vincoli di programmazione, quindi per esempio le nostre zone non potranno essere inserite nel momento in cui abbiamo degli ingressi in allarme, gli ingressi potranno essere configurati solamente in modalità doppio bilanciamento, quelle che sono le memorie di allarme, manomissione, presenza guasti potranno essere cancellate solamente manualmente previo inserimento di un codice valido e autorizzato.
La tastiera in fase di impianto inserito sarà parzialmente mascherata, quindi non potrò avere tutte le segnalazioni, ma solamente a seguito di inserimento codice potrò togliere il mascheramento. Inoltre il buzzer della tastiera non può essere annullato. Le cose cambiano nel momento in cui vado ad aprire il mio jumperino numero 4, la centrale a quel punto passa in modo 0, non rispetta più la norma N50131 grado 1, a quel punto sarò libero di programmarla, quindi le mie zone si potranno inserire anche con ingressi attivi e eventualmente andare ad escludere quelli che sono gli ingressi attivi in fase di inserimento. I nostri ingressi potranno essere configurati in tutte le modalità che la centrale permette, ricordo che sono normalmente aperto e chiuso, singolo e doppio bilanciamento e quelli che sono gli ingressi veloci, quindi iniziali e tapparelle. La memoria di eventuali allarmi e manomissioni verrà automaticamente resettata in fase di reinserimento dell'impianto. La tastiera non sarà più mascherata, quindi tutte quelle che sono le segnalazioni a impianto disinserito saranno anche uguali a impianto inserito. E inoltre, volendo, se ho dei fastidi o non ho piacere di sentirlo, posso andare a disattivare quello che è il buzzer all'interno della tastiera. In questo slide vediamo quella che è l'architettura del sistema, quindi come si compone tutto il sistema 1068. La centrale possiamo dire che è composta di due bus, un bus interno e un bus esterno. Nel bus interno, andremo ad inserire tutte quelle schede che verranno connesse direttamente sulla piastra madre della centrale, quindi come possiamo vedere possiamo inserire un modulo radio 1068011 con il quale andiamo ad acquisire quelli che sono i sensori 1051 della famiglia 0. Abbiamo la possibilità di inserire i combinatori, quindi l'interfaccia PSTN 1068014 che ci permette di interfacciare la centrale con la rete telefonica classica PSTN. L'interfaccia GSM GPRS 1068458, il combinatore telefonico cellulare, ci permette di interfacciare alla rete cellulare la centrale, ed inoltre l'interfaccia IP 1068013 che permetterà alla centrale di comunicare con il mondo esterno attraverso internet. Nel bus esterno invece andremo a collegare quelle che sono le nostre periferiche di comando, quindi troviamo le tastiere di comando 1068021, gli eventuali inseritori di prossimità 1068435 o lettori di chiave elettronica a contatto 1067336 e le nostre espansioni filari per espandere il nostro impianto 1067008A. Il bus esterno della centrale può avere una lunghezza massima di 400 metri. Permette una doppia tipologia di cablaggio, quindi può essere cablato sia in cascata, quindi in modalità entra-esci, che eventualmente anche a stella. Comunque entrambe le tipologie di cablaggio possono convivere contemporaneamente. Vediamo adesso qual è la configurazione massima di tutti questi dispositivi che possono essere inseriti nel nostro sistema 1068. Quindi abbiamo un solo modulo radio da poter connettere alla centrale che ci permetterà di gestire quelli che sono 8 telecomandi radio, 4 tastiere e 4 sirene autoalimentate. In più potremo anche andare a gestire fino a 21 dispositivi antintrusione, quindi come vedete potremo avere anche una centrale totalmente radio. Per quanto riguarda le tastiere, ne possiamo inserire fino ad 8 e nel nuovo sistema la tastiera di servizio, che normalmente viene utilizzata dal manutentore o per eventuali controlli che viene collegata direttamente sulla scheda madre della centrale, non verrà conteggiata nel numero massimo di tastiere. Quindi, anche se avessi saturato l'impianto con tutte le tastiere possibili, avrò sempre la possibilità di andare a connettere la tastiera di servizio. Per quanto riguarda gli inseritori in configurazione mista, quindi posso scegliere sia uno che l'altro oppure mischiarli contemporaneamente, ne posso inserire fino a 8 e quindi gestire fino a 16 chiavi. E in più posso inserire fino a 2 espansioni filari. Come ribadisco che sono 21 ingressi filari per radio, a nostro piacimento. Abbiamo 3 ingressi sabotaggio funzionanti H24, quindi anche all'impianto disinserito, perché uno risiede in centrale e uno risiede su ogni espansione che possiamo inserire nel sistema, così come le 4 uscite a relè, 2 in centrale e 1 per espansione, e le 6 uscite open collector, anche qui 2 in centrale e 2 per ogni espansione che abbiamo. Prima di passare avanti, lanciamo il nostro secondo sondaggio e vi veniamo a chiedere: la centrale può gestire sia dispositivi filari che radio? Tra le opzioni che trovate, potete leggere la prima che è sì, rispettando il limite massimo di 21 ingressi. La seconda è sì, con i dispositivi radio è possibile superare i 21 ingressi. E la terza opzione è no, non è possibile gestire dispositivi radio. Vi preghiamo anche qui di rispondere su quella che ritenete l'opzione più opportuna. Confermare la vostra scelta ed inviarcela in modo tale che commenteremo insieme quello che è il risultato.
ancora qualche secondo e possiamo, penso che possiamo chiudere il sondaggio e andare a vedere quelli che sono i risultati. Come vediamo, la maggior parte ha risposto correttamente perché la centrale può gestire 21 ingressi radio rimanendo all'interno dei suoi 21 ingressi massimi gestibili e non possiamo superare, come il 14% di voi ha risposto, non è possibile superare i 21 ingressi, quindi dobbiamo sempre rientrare nel limite massimo gestibile. Andiamo avanti e vediamo che l'inseritorino di prossimità è stato aggiornato rispetto al passato e quindi è stato inserito il sistema di sicurezza MiFAR Plus, che è una sicurezza che viene attribuita al contactless smart card per i transponder di tipo passivo. Viene impiegato sia nei transponder che nei lettori. Utilizza un protocollo proprietario a 128 bit per una maggiore sicurezza ed affidabilità. Questo è un plus che possiamo presentare al nostro cliente finale quando andiamo a proporre l'impianto. Perché sapete, adesso tramite internet o televisione vediamo che con facilità con il nostro smartphone possiamo andare a clonare come se niente fosse. Così fanno sembrare qualsiasi dispositivo contactless, cosa che poi non è reale, però facciamo vedere che abbiamo un plus, insomma, una sicurezza maggiore su quelli che sono i dispositivi di prossimità. La centrale è dotata di programmatore orario settimanale, quindi ogni giorno della settimana è classificabile con tre opzioni diverse, permette l'attivazione di zone uscite e eventualmente anche di codice chiave. Possiamo avere un preavviso prima dell'attivazione del comando tramite del buzzer della tastiera e volendo possiamo anche andare manualmente in tastiera e posticipare quello che è l'eventuale comando. Le tipiche applicazioni del programmatore settimanale sono magari l'attivazione di quella che è la mia zona magari notturna, la mia zona giardino, automaticamente la sera la faccio inserire, ma ancora meglio magari negli uffici dove gli orari sono ben più definiti. Ho la possibilità, onde evitare che l'ultimo che esce si dimentichi di inserire l'impianto, automaticamente a una certa ora l'impianto verrà inserito in autonomia. L'attivazione delle uscite ha molteplici applicazioni, quindi non abbiamo limiti a seconda di ciò che andiamo a collegare. L'esempio che riporta la slide è quello magari dell'attivazione di un'irrigazione del giardino. Invece di andare manualmente ad aprire e chiudere l'acqua, potrei farlo fare in automatico al sistema, magari anche nelle ore notturne o nelle prime ore del giorno. Ma quello che potrebbe tornare utile è l'attivazione di codice chiave. Quindi nel momento in cui vado a dare un codice, una chiave a un collaboratore esterno, quindi una persona esterna alla famiglia, potrò far sì che questi organi di comando abbiano funzioni, quindi siano funzionanti solamente in determinati giorni e in determinate fasce orarie, quindi una tutela maggiore anche qui, sia nei confronti del proprietario che consegna l'organo di comando del suo impianto, sia nei confronti di chi lo riceve, che sa, è tranquillo che quel dispositivo funzionerà solo in determinati momenti. Un'altra funzione che possiamo avere, grazie ai combinatori, quindi sia il combinatore GSM che il combinatore PSTN, è la telegestione a guida vocale, eventualmente anche i comandi delle uscite via SMS. Quindi è sufficiente fare una semplice telefonata alla centrale per interagire con essa. Tramite l'integrazione possiamo inserire e disinserire zone, possiamo banalmente andare ad escludere un ingresso, magari il nostro impianto sta suonando, riceviamo la comunicazione che l'impianto sta suonando. Sappiamo dalle specifiche dell'informazione che è arrivata sul nostro cellulare quale dispositivo è andato in allarme, magari suona a ripetizione, tranquillamente posso tramite la guida vocale andare ad escluderlo ed evitare di correre a casa e magari lasciare l'impianto disinserito e banalmente tamponare momentaneamente il problema lasciando comunque sia il luogo protetto. Eventualmente posso avere una richiesta di stato da parte della centrale, quindi la centrale in questo caso mi risponderà dandomi le informazioni di quelle che sono le zone inserite e disinserite e l'eventuale presenza di manomissioni o guasti. L'altra funzione è l'attivazione delle uscite, che come ripeto, grazie al combinatore GSM possiamo effettuare anche con un SMS. Anche qui le applicazioni sono molteplici a seconda delle esigenze. Io ho fatto un banale esempio di quello che potrebbe essere l'accensione delle luci del giardino, quindi sto rientrando per la strada o dalla macchina, invio un SMS e automaticamente accendo le luci. Una funzione molto utile anche in quei casi in cui magari non ho internet, quindi pensiamo a una seconda casa al mare o in montagna, per contenere i costi di gestione dell'appartamento, della casa, non collego nessuna linea telefonica, tanto al mio cellulare. Non avrò la possibilità di gestire la centrale con le app dedicate, ma comunque ho sempre uno strumento valido per poter interagire con la centrale e quindi fare delle operazioni. Ora andiamo avanti e lascio la parola a Giulio per la descrizione delle prossime slide. Grazie.
Perfetto, Marzio. Allora, un'altra funzione interessante abbiamo visto adesso, vabbè, programmatore orario settimanale, telegestione a guida vocale, le hai spiegate perfettamente. E, a mio avviso, un'altra funzione interessante è quella del riconoscimento del numero chiamante. In questo caso è possibile chiamare la centrale utilizzando il numero della SIM che andiamo ad inserire nel combinatore GSM. Come funzionerà? La centrale riconoscerà il numero dopo averlo confrontato con quelli che precedentemente avete giustamente salvato in rubrica ed attiverà l'uscita, di conseguenza attiverà l'uscita associata. Uscita che potrà essere collegata a diversi dispositivi, un attuatore, luci giardino, luci scale, un'eventuale attività domotica o comunque qualsiasi altra attività che richieda la chiusura di un contatto per essere eseguita. Quindi il limite rimane la fantasia o proprio solo la necessità, la richiesta dell'impianto. Andando avanti con le slide, avanzando con le slide, troviamo un'altra funzione interessante che è quella del text-to-speech TTS, la funzione detta TTS, e serve per trasformare in maniera automatica i messaggi di testo in messaggi vocali. In questo caso basterà svolgere la sola personalizzazione del messaggio base, no? Quella dove solitamente si associa l'indirizzo del luogo dove la centrale è installata, no? Quella del sito protetto. E di conseguenza vengono creati tutti gli altri file in automatico utilizzando i nomi dei dispositivi associati. Quindi immaginate solo come si lavorava fino a qualche tempo fa, quando l'installatore doveva intervenire sull'impianto con auricolare alla mano, microfonino e doveva registrare messaggio per messaggio con una conseguente resa estetica, nel senso che magari lo facevamo in loco, a fianco a noi, nella stanza a fianco stava lavorando il collega, c'erano rumori di sottofondo, dovevo ripetere la registrazione con conseguente perdita di tempo e relativo costo. Adesso entriamo un po' nel vivo, no? Quindi in questa slide, invece iniziamo a parlare di connessione, no? Quindi del mondo cloud. Come già avete visto per altri sistemi della famiglia, URMET ha un cloud proprietario, ci piace comunque specificarlo. Questo cloud proprietario, oltre che ha diversi vantaggi, quindi oltre che una stabilità e la sicurezza dei dati, permette anche di avere credenziali uniche, no? Una grande comodità. Quindi vi faccio un esempio. Se vi siete già registrati sul nostro portale IOCIS, non sarà più necessario reiscriversi, ma potrete utilizzare le credenziali già in vostro possesso in questo momento. E un altro vantaggio invece, molto più specifico, è quello comunque rivolto all'installatore, no? È quella rivolta al caso della 1068. In questo caso con la 1068 e l'app 1068 Set, quindi l'installatore tramite la sua app potrà chiedere l'autorizzazione all'utente finale tramite l'app URMET Secure per svolgere verifiche da remoto. Molto importante, svolgere verifiche da remoto sull'impianto, quindi senza intervenire sul posto per verificare, diciamo, eventuali anomalie, allarmi o settaggi. Quindi anche questo è un bel vantaggio, no? Velocizzando così i tempi di intervento e potete verificare in anticipo l'eccessiva necessità di recarsi in loco. Direi che non è cosa da poco. Quindi, grazie al cloud su cui sono appoggiate le due piattaforme tra di loro, le due app fra di loro possono interagire. E Marzio, a te. Prima di andare avanti, lanciamo il nostro terzo sondaggio in quale vi andiamo a chiedere se l'installatore può collegarsi alla centrale attraverso il cloud, quindi è un argomento da poco trattato. Le opzioni sono sì con smartphone ed app URMET 1068 Set, sì con tablet ed app URMET 1068 Set, no, non può connettersi. Quindi anche qui vi preghiamo di rispondere, vi lasciamo ancora qualche secondino per poi condividere con voi il risultato e vediamo che cosa emerge. Penso che possiamo chiudere il sondaggio e andare a prendere quelli che sono i risultati. Bene, la maggior parte di voi ha risposto correttamente perché ci si può collegare sì col tablet e l'app 1068.7, corretto. Non è possibile farlo con lo smartphone. Vedremo che l'app 1068.7 non è prevista per smartphone.
un 3% ha risposto anche no, non può connettersi, ma non è corretto perché comunque la connessione può essere stabilita. Possiamo chiudere il sondaggio, andiamo avanti. Un'altra novità introdotta nel sistema DC68 è l'applicazione di quello che è l'adesivo descrittivo della morsettiera, dei jumper e dei connettori della scheda elettronica. Quindi questo ci permette anche in assenza di manuale di sapere quelle che sono le funzioni della piastra madre, del cuore del sistema. Ci basterà aprire la centrale, girare il coperchio e vedere questo adesivo descrittivo. Torna utile in quei momenti in cui magari vengo chiamato all'improvviso dal cliente per un intervento, mi trovo già in giro, quindi non ho con me il manuale perché non mi ero organizzato, passo al volo, se devo fare una piccola modifica di cablaggio o spostare un jumperino, posso tranquillamente affidarmi a quello che è l'adesivo descrittivo, ma anche in tutti quei casi in cui sarà capitato che vado a casa del cliente sicuro di trovare il manuale perché ho consegnato la documentazione cartacea del mio impianto, ma così non è perché è finito chissà in quale posto remoto dell'appartamento e nel momento in cui occorre non si trova. Andiamo avanti e vediamo adesso il secondo tema della nostra presentazione, che sono le periferiche. Quindi andremo a vedere nello specifico quali periferiche e che caratteristiche hanno le periferiche che andiamo a connettere nel nostro sistema. La prima che vediamo è la tastiera LCD 1068021. La tastiera ha un display grafico retroilluminato con regolazione di contrasto e luminosità. Come vedete, questo contrasto, queste regolazioni ci permettono di installare la tastiera anche in condizioni di luci difficili, magari, quindi quando ho troppa luce o poca luce, ho sempre la possibilità di fare una regolazione per vedere in maniera ottimale quello che è il display. E in caso di scarsa luminosità, mi vengono in aiuto anche la retroilluminazione di tutti i tasti della tastiera, quindi saprò sempre quale tasto di preciso vado a pigiare. In tastiera sono presenti tre LED di segnalazione di stato del sistema, che sono gemelli a quelli che troviamo sul coperchio, quindi anche qui abbiamo la possibilità di sapere se la presenza rete e l'efficienza della batteria, la presenza di eventuali guasti o eventualmente zone inserite e disinserite. Quindi a colpo d'occhio, passando davanti alla tastiera, avrò già quello che è il feedback del mio impianto, quindi saprò se è tutto funzionante, è tutto regolarmente funzionante oppure c'è qualcosa che non quadra. Quindi non andrò più andare a cercare in tastiera il menu o il passo di programmazione per cercare di capire qual è lo stato del mio sistema, ma mi basterà un semplice sguardo. In tastiera abbiamo un buzzer con livello sonoro regolabile e abbiamo anche un ingresso di liberamente programmabile, quindi è come se fosse un ingresso di centrale. Possiamo andare a collegare il nostro dispositivo direttamente in tastiera. L'applicazione più idonea è quella, il sensore più vicino alla tastiera, invece di tirare il cavo fino alla centrale o al concentratore più vicino con dispendio di tempo e di cavo, potrò tranquillamente andarlo a connettere in tastiera. La tastiera è collegata alla centrale tramite quattro fili, due di alimentazione e due di dati, quindi un cavettino che parte dalla centrale e andrà a connettere la mia tastiera. Una funzione introdotta nel nuovo organo di comando è la possibilità di programmare liberamente i tasti funzione che si trovano nella parte alta. Quindi al singolo tasto posso andare ad associare quella che è la zona del mio sistema, una delle zone del mio sistema. Che cosa posso fare in questo modo? Con una semplice pressione del tasto potrò andare ad inserire quella che è la zona associata. Quando potrebbe tornare utile? La sera, quando magari vado a dormire, prima di mettermi a letto, dovrò inserire quello che è magari il mio perimetrale, il mio giardino, il garage, la cantina, non so, qualsiasi applicazione volete. Invece di andare a cercare il mazzo di chiavi con dentro il tacchino di prossimità e arrivare sull'inseritore, o magari dover andare in tastiera, digitare il codice, entrare nel menu, cercare di capire quale zona andare a inserire e disinserire, con un semplice tasto, un semplice pingiata di tasto, andrò ad inserire quella che è la mia zona, quindi vengo in aiuto dell'utente finale. Altri organi di comando sono gli inseritori, come abbiamo visto, l'inseritore di prossimità e l'inseritore di chiave elettronica a contatto. Entrambi sono molto simili, hanno a bordo tre LED per lo stato delle zone, quindi sono tre LED verdi ai quali posso associare liberamente le zone del mio sistema, e hanno un quarto LED di colore arancione per eventuali segnalazioni di memoria allarme, manomissione o presenza guasti. A bordo dell'inseritore, a differenza della tastiera, abbiamo due ingressi liberamente programmabili, quindi ci viene ancora di più in aiuto. Solitamente quando installiamo il nostro inseritore all'interno o subito all'esterno del nostro appartamento, quindi vicino alla porta di casa, potrò andare a connettere quelli che sono i dispositivi che coprono l'atrio, l'ingresso, come il contattino magnetico sulla porta e l'eventuale sensore volumetrico. Anche qui, invece di portare due cavi in giro per l'appartamento per andare a cercare il concentratore o la centrale, basta
poco e li andrò a connettere sui miei inseritori, quindi risparmierò tempo e denaro perché passerò meno cavo. Anche qui i lettori sono collegati alla centrale tramite quattro fili, due alimentazioni e due dati, quindi il mio cavetto che è partito dalla centrale per connettere la tastiera andrà a connettere anche quelli che sono i miei inseritori. Andiamo avanti e vediamo l'ultima scheda che possiamo connettere nel bus esterno della centrale, che è la scheda di espansione filare 1067008A. È il modulo di espansione ad 8 ingressi e 3 uscite. Il modulo permette la gestione di 8 ingressi liberamente programmabili, quindi anche qui possiamo gestire tutti quelli che sono gli ingressi che abbiamo visto finora. A bordo abbiamo anche la possibilità di avere un'uscita relay e due uscite open collector, quindi oltre a quelli che sono i nostri dispositivi antintrusione potremmo andare a collegare anche i nostri attuatori, quindi eventuali sirene esterne o interne. Anche qui ci viene in aiuto nel passaggio cavi e nel tirare meno cavo. Il modulo a bordo ha anche un ingresso di manomissione attivo H24, magari per il tamper della mia sirena. L'acquisizione sul bus viene fatta tramite il pulsantino a bordo, quindi in modalità manuale con il LED di segnalazione dedicato. Anche qui l'espansione è alimentata con gli stessi quattro fili che provengono dalla centrale, quindi lo stesso cavo che è partito per raccogliere gli organi di comando andrà a connettere anche l'espansione. Solitamente l'espansione andrò ad inserirla dentro quella che può essere una scatola di derivazione del mio impianto dove farò convogliare tutti i miei cavi, insomma, avrò modo di risparmiare il passaggio cavo. Scusa Marzio, Sì, Giulio, dimmi. Marzio, scusa, è diventato Prego. abbastanza gustoso interromperti, quindi adesso ci abbiamo preso gusto. E ti faccio una domanda veloce che però credo molti in questo momento si staranno ponendo, no? Quindi stavo guardando le foto e riconosciamo, diciamo, dalle foto della slide precedente, le foto dell'inseritore a chiave e adesso dell'espansione. Sembrano gli stessi utilizzati sul sistema 1067. Quindi ti chiedo, volevamo sapere se sono gli stessi codici, se sono compatibili, servirebbe una spiegazione in più in questo caso. Grazie dell'osservazione Giulio, vengo subito a spiegarvi. Sì, effettivamente sia l'inseritore di chiave elettronica a contatto che l'espansione filare vengono ereditati da quello che è il sistema 1067. Ormai sono dei prodotti comunque collaudati ed efficienti, quindi abbiamo pensato di venire incontro all'installatore che magari ha in magazzino per scorta o per avanzo di un impianto già realizzato quelli che sono questi dispositivi e potrà tranquillamente andarli a riutilizzare nel nuovo sistema. Quindi anche qui non dovrà magari farsi un magazzino con una doppia scheda filare, una doppia scheda di espansione o un doppio inseritore, ma con lo stesso potrà adottarlo sia per un sistema che per l'altro. Ok, Grazie perfetto, Giulio. grazie. Andiamo avanti, andiamo a vedere adesso quelle che sono le schede che inseriremo all'interno della nostra centrale, quindi nel nostro sistema. Abbiamo, come abbiamo visto, le due schede di combinatore, quindi sia il GSM GPRS che il modulo PSTN. La novità è che nei combinatori la sintesi vocale è integrata in modalità TTS come abbiamo visto precedentemente, quindi non dovremo più andare ad acquistare quella che è la schedina opzionale di sintesi vocale per generare i messaggi, ma sarà integrata all'interno di entrambi i combinatori. Permettono questi combinatori di interfacciare la centrale alla rete cellulare e alla rete fissa del PSTN. Hanno la possibilità di inviarci tutti quelli che sono gli eventi che la centrale genera e come abbiamo visto hanno la possibilità di permetterci l'integrazione, di interagire con la centrale tramite toni DTMF o eventualmente comandi SMS. Il modulo PSTN ha a bordo una morsettiera con la quale possiamo andare a collegare quella che è la linea telefonica entrante e eventualmente anche la linea che viene derivata nei telefoni interni. Il modulo GSM esce già con l'antennina da alloggiare all'interno della centrale, ma nel momento in cui potremo avere problemi di ricezione del segnale in base a dove viene posizionata la centrale, abbiamo la possibilità di acquistare quella che è l'antennina esterna con 5 metri di cavo e magari andare a ricevere il segnale in un posto più favorevole. L'altra scheda è la scheda interfaccia IP Ethernet Wi-Fi. Questa scheda ci permette di interfacciare la centrale con il mondo esterno attraverso internet e di gestire l'impianto con le nostre applicazioni, quindi sia l'applicazione per l'installatore sia l'applicazione per l'utente finale.
Abbiamo la possibilità di connetterla in due modalità differenti, quindi possiamo utilizzare o il cavo OTP con connettore RJ45, quindi il classico cavetto LAN, e connetterla al nostro router, ma nel momento in cui non possiamo passare un cavo, abbiamo la tecnologia Wi-Fi che ci viene incontro, quindi la scheda può anche connettersi senza fili a quello che è il nostro modem router. Come vedete a bordo della scheda sopra la porta LAN abbiamo un piccolo adesivo riportante un QR code con un numero ID. Questo praticamente è il codice seriale della scheda che deve essere acquisito all'interno delle nostre applicazioni per poi permettere la gestione. L'acquisizione è banale, è molto semplice perché le nostre applicazioni hanno la possibilità di acquisire il QR code, quindi basterà scannerizzare con la fotocamera del dispositivo, smartphone o tablet, il piccolo adesivo e automaticamente acquisiremo la scheda. Inoltre sarà facilissimo connetterla ad internet perché la scheda esce per default è già impostata in modalità DHCP, quindi non devo essere un esperto di reti, non devo conoscere l'RTP per connetterla. Mi basterà o collegare il cavo direttamente oppure andare a impostare quello che è il nome della mia Wi-Fi con la mia password e il gioco è fatto. Andiamo a vedere, prima di andare a vedere la prossima slide, lanciamo l'ultimo sondaggio, sempre qui per vedere, trattiamo un tema appena discusso e andiamo a chiedervi quale tipo di connessione ha la scheda di rete IP. Potete scegliere tra connessione LAN, sia connessione LAN che connessione Wi-Fi o solamente connessione Wi-Fi. Vi preghiamo anche qui di rispondere sull'opzione che ritenete corretta e di inviare la vostra scelta. Ancora qualche secondo, vediamo, e penso che possiamo chiudere il sondaggio e andare a vedere quelli che sono i risultati. Vediamo, la maggior, il 90% di voi ha risposto correttamente perché abbiamo entrambe le modalità di connessione, quindi sia la connessione LAN che la connessione Wi-Fi. Il 3% e il 6% hanno risposto connessione LAN cablata o solo connessione Wi-Fi, ma entrambe possono essere adottate. Chiudiamo il sondaggio, andiamo avanti e vediamo l'ultima scheda che possiamo connettere nel sistema, che è la 1068011. Come abbiamo detto, è la scheda il modulo radio, che è dotato di un'antenna integrata e una rete trasmittente sulla banda 868 MHz per comunicare bidirezionalmente con i dispositivi della famiglia Zeno 1051. Come vedete abbiamo quasi tutti i dispositivi della famiglia, mancano solo quelli che sono i sensori antintrusione con fotocamera integrata, quindi possiamo acquisire sirene autoalimentate, telecomandi e tastiere una vasta gamma di dispositivi antintrusione, iniziando dal contatto magnetico semplice, che è sia di colorazione bianco, eventualmente anche marrone, per soddisfare le varie esigenze installative. Abbiamo il contatto un pochino più evoluto, che oltre ad avere il contatto incorporato, ha la possibilità tramite un morsettino di andare a collegare quello che è un secondo contatto magnetico o un sensore per tapparella, quindi con un dispositivo solo potremmo controllare quello che è l'apertura della finestra e l'eventuale apertura di una persiana o il movimento di una tapparella, un solo dispositivo. Poi passiamo per quelli che sono i sensori infrarossi, quindi abbiamo un piccolo infrarosso a tenda da interno e un volumetrico infrarosso da interno con funzione PET Immunity. Da interno abbiamo anche un doppia tecnologia e ci sono poi due dispositivi da esterno, un doppia tecnologia a tenda e un doppio infrarosso da esterno con funzione PET Immunity, quindi abbiamo anche le funzioni per discriminare quelli che sono i nostri animali domestici. La portata radio è una portata di 2 km in campo aperto, quindi riusciremo ad aggiungere anche insomma, tutti i posti più remoti della nostra installazione, del nostro appartamento dove andremo ad inserire il sistema. E inoltre ci permetterà questa scheda di avere una centrale volendo full radio, quindi totalmente radio, che è sensori con organi di comando e sirene, ma comunque avendo tutti i plus di quella che è una centrale cablata, filare, perché la base comunque rimane sempre quella di una centrale cablata. Andiamo avanti e vediamo quelle che sono le app utente e l'app installatore. Per la prima app lascio la parola a Giulio e ci risentiamo dopo. Grazie. Perfetto, grazie Marzio. Allora, come avrete intuito, perché l'abbiamo ripetuto poche volte, nelle precedenti slide, il sistema utilizza due diverse app, no? Un'app utente che è meno tecnica ma più funzionale, no? Anche per impedire, che l'utente finale, inesperto, tocchi dove non deve, quindi c'è una sorta di protezione del settaggio intrinseca. E l'altra app, la novità grande del sistema, che è la 1068 Set, riservata all'installatore, che velocizza e semplifica le varie procedure, però queste poi le vedremo successivamente con Marzio.
E nella slide successiva che cosa possiamo fare? Vediamo che cosa possiamo fare con la putente, no? Quindi la putente ci permette l'acquisizione dei dispositivi in rete e in automatico se parliamo di rete cablata o tramite QR code se rete wifi. L'associazione dei dispositivi di TV circuito chiuso e quindi di conseguenza legarli alle zone dell'impianto di allarme. L'attivazione, disattivazione e parzializzazione dell'impianto, ovviamente, la gestione delle notifiche push degli eventi, oppure in caso di allarme andare a verificare in live le immagini per la funzione di videoverifica. Funzione comoda, gli scenari di geolocalizzazione. Faccio un esempio: io sono uno che si dimentica spesso di attivare l'antifurto andando via di casa. Non dovrei dirlo perché se tra chi ci ascolta c'è un ladro, ma succede spesso, succede a tanti. Una volta allontanato dalla mia abitazione, posso settare la mia app Urmet Secure per avvisarmi quando sono, ad esempio, a 100 metri dall'abitazione. Mi arriverà un pop-up avvisandomi dicendo: attenzione, antifurto disattivato. E io in quel modo lì mi posso ricordare di attivarlo. Il login automatico dell'app, conservando user e password. E poi la visualizzazione, ovviamente, o storico eventi, degli allarmi, eventuali manomissioni. Ma entriamo ancora di più nel dettaglio, no? Anche per farvi capire qual è la resa, diciamo, estetica dell'app. Nel primo riquadro a sinistra vedete l'inserimento del codice per attivare e disattivare l'impianto. Piccola parentesi, ricordatevi che per disattivare l'impianto l'app Urmet Secure, l'app utente finale, chiamiamola così, ha bisogno dell'autorizzazione tramite l'app utente per un discorso di normativa, ma è un'operazione molto semplice. E nel riquadro successivo vediamo la parzializzazione delle zone che viene per mezzo di un semplice swipe, quindi facile e intuitiva. E poi la segnalazione delle zone di allarme, che ovviamente è rosso, no? Quindi un colore che dà visibilità alla segnalazione, la rende ben visibile e chiara. E nell'ultimo riquadro abbiamo il dettaglio delle notifiche con tutto lo storico eventi e di vari dispositivi su cui l'evento si è verificato. Per farvi capire meglio nella slide successiva, andiamo a vedere un po' quali sono le potenzialità complete dell'app Urmet Secure. Quindi abbiamo parlato di impianti, di antintrusione 1068 e la possibilità di aggiungerci un NVR per andargli eventualmente a fare un TV, ad abbinare un TV circuito chiuso. Il vero vantaggio è la semplicità di come avviene questo abbinamento. Ma sempre per entrare nel vivo e fare qualche esempio, non lo so, ho la suocera che quando viene a casa si dimentica di disattivare l'allarme. Facilmente tramite l'app, se ho un NVR o un TV CC abbinato, posso abbinare oltre al TV circuito chiuso all'impianto, ma anche la telecamera al singolo sensore. Quindi potrei abbinare la telecamera soggiorno al portoncino d'ingresso o la telecamera giardino ai sensori esterni per capire se la suocera che ha aperto il portoncino senza disattivare prima l'allarme. È un cinghiale che mi è passato nel prato. Battuta, non ho un prato così, non ho proprio il prato, però. Quindi è per farvi capire la facilità, no? L'integrazione tra i due sistemi. Per entrare di più nel dettaglio, comunque vi posso consigliare di accedere su YouTube a degli strumenti che il nostro customer service ha creato tramite il supporto tecnico commerciale. Potete inserire video 1068, trovate i tre passi, passo 1, 2, 3, che vi guida in un quarto d'ora, dureranno nei complessivi video, vi guidano con il passo 1 l'associazione dei dispositivi alla centrale, il passo 2 a come si utilizza la 1068.7, il passo 3 alla Urmet Secure, all'associazione di un impianto TVCC, della centrale 1068 all'app. Ma vi assicuro che è molto più difficile spiegarlo che vederlo, quindi vi consiglio di andare su YouTube, video 1068, passo 1, 2, 3. Rilascio la parola a Marzio per andare avanti con la presentazione. Grazie Giulio della spiegazione. Adesso vedremo quella che è l'app 1068.7 Urmet, l'app con la quale andremo a programmare il nostro impianto. L'applicazione è disponibile solamente per tablet, semplicemente perché è ricca di informazioni, è ricca graficamente, ci sono molti campi da compilare, di conseguenza il display dello smartphone sarebbe troppo piccolino per gestirla.
L'applicazione ha bisogno di una registrazione al Cloud Urmet. Se già avete una registrazione YOGIS, potete utilizzare la stessa, altrimenti una semplice registrazione con la compilazione di una scheda anagrafica, una conferma nella mail di iscrizione e il gioco è fatto. Inserire dei vostri dati utente e password per accedere. Eventualmente avete l'opzione ricordami per non dover ridigitare la password tutte le volte che andate a riaprire l'applicazione. Fondamentalmente si compone di tre database, un database per i clienti, uno per gli impianti e uno per le notifiche. Nel primo andremo ad inserire quelli che sono i nostri clienti con una piccola scheda anagrafica, nel secondo inseriremo quelle che sono le nostre centrali, quelle che andremo ad installare, e nella scheda anagrafica delle centrali andremo a fare un abbinamento impianto cliente e soprattutto andremo ad acquisire quella che è la scheda IP con la quale potremo comunicare con la centrale. Quindi basterà semplicemente, come abbiamo visto, scannerizzare il QR code ed acquisire la scheda IP. Nel terzo database arriveranno tutte quelle che sono le notifiche provenienti dagli impianti, quindi tutte le segnalazioni dei nostri impianti verranno inserite in questo database. Inoltre, l'applicazione ha due piccole icone per scambiare informazioni con il cloud, dove posso eventualmente salvare tutti i miei dati e eventualmente ripristinarli. Pensate a magari il vostro tablet si rompe, dovete formattarlo perché il sistema operativo non va più, oppure volete comprare un nuovo tablet per aggiornarlo. O per avere un dispositivo più moderno, basterà semplicemente, una volta reintrodotte le proprie credenziali, andare a scaricare quelli che sono i vostri dati dal cloud e tutto torna come era prima, quindi non perderete più nessun dato. Vediamo quello che possiamo fare con la nostra applicazione, quindi possiamo, come abbiamo detto, programmare completamente il sistema, quindi quello che possiamo fare da tastiera potremmo farlo anche dal tablet. Abbiamo la possibilità di fare un backup, un restore della configurazione sia sul cloud, come abbiamo appena detto, ma eventualmente anche su una scheda micro SD. Quindi inserendo una schedina micro SD nel tablet potremo andare a salvare quelle che sono le nostre programmazioni e magari consegnarle al cliente in condizioni di emergenza. Controllo centrale, potremo andare a controllare quelle che sono le zone e le uscite, eventualmente andare ad escludere ingressi, abilitare codice chiavi e leggere lo storico. Il controllo delle zone e delle uscite potrebbe tornare molto utile nel momento in cui vado a verificare le mie programmazioni, quindi prima di consegnare l'impianto andrò a fare le mie prove per vedere se tutto ciò che ho programmato funziona correttamente, quindi mi servirà inserire o disinserire eventuali zone, attivare le uscite a cui ho attribuito dei dispositivi. Potrò magari andare ad escludere degli ingressi per controllare solamente determinate zone, determinate aree del mio impianto. L'abilitazione di codice chiavi potrebbe tornare utile nel momento in cui il mio cliente smarrisce il suo mazzo di chiavi, all'interno è presente la chiavettina per disinserire l'allarme, una semplice telefonata, una connessione con la centrale e vado ad escludere quella che è la chiavettina persa, magari, quindi do una sicurezza maggiore. In più potrò leggere lo storico per vedere le eventuali segnalazioni di anomalia del mio impianto e quindi poi eseguire un intervento mirato, andare già, sapere già quale tipologia di intervento devo effettuare per ripristinare il sistema. L'applicazione verifica contestualmente anche lo stato dell'impianto e di tutti i suoi componenti, quindi avremo una notifica in caso di guasto nel database notifiche, riceveremo tutte quelle che sono le informazioni relative ai nostri impianti, quindi potremo dare un riscontro al nostro cliente immediato, quindi già sapere che cosa sta succedendo sull'impianto, quale anomalia è presente. Un'altra notifica importante invece è quella di perdita di comunicazione della centrale nei confronti del cloud. Quindi se la centrale per qualche ragione non dovesse più comunicare con il cloud, riceveremo due notifiche, una per l'app installatore e una per l'app utente, in cui avremo queste informazioni. Basterà controllare per quale motivo magari il gestore momentaneamente non ha più linea telefonica, oppure si è guastato il nostro modem router, è tutto lì. Un'altra funzione introdotta da poco è la duplicazione degli impianti. Quindi ipotizzate, immaginate di dover andare a programmare tanti impianti montati in tante villette a schiera adiacenti oppure in tanti appartamenti di una nuova palazzina, oppure ristrutturata, bene o male, quasi tutti uguali. Basterà realizzare la programmazione di un impianto, copiarla e poi scaricarla sugli altri. Insomma, quindi anche qui veniamo incontro all'installatore per facilitare la vita. Vediamo ora quelle che sono le possibili connessioni dell'app installatore nei confronti della centrale. La scheda IP, una volta installata all'interno della centrale e accesa, già si trova in modalità access point Wi-Fi, quindi genera una sua rete Wi-Fi. A quel punto ci basterà connettere il nostro tablet alla rete Wi-Fi generata dalla scheda IP e stabilire una connessione. Altrimenti, nel momento in cui andiamo a registrare la centrale all'interno del cloud,
la modalità Access Point verrà disattivata, quindi avrò due possibilità a quel punto. Se mi trovo nello stesso luogo dove si trova la centrale, mi connetterò alla rete LAN dello stabile, del luogo, e in questo modo potrò raggiungere la centrale. Altrimenti, se non sono sul posto ma sono fuori, sfrutterò la connessione ad internet per connettermi al cloud e di conseguenza stabilire una connessione con la centrale. Le connessioni non sono libere, ma avvengono in tutta sicurezza. Ossia, prima devo essere abilitato dall'utente finale che dovrà abilitare il mio codice installatore, e poi, oltretutto, il codice installatore inserito all'interno della centrale dovrà essere uguale a quello inserito nel tablet. Quindi, come vedete, non è che possiamo liberamente andare a comandare l'impianto del nostro cliente. Insomma, dobbiamo sempre essere autorizzati, abbiamo sempre una sicurezza. Bene, come abbiamo visto, la nuova centrale Urmet permette di realizzare impianti di piccole e medie dimensioni, dando la possibilità di personalizzare il nostro sistema in base alle esigenze richieste. Grazie all'interfacciamento con il mondo esterno facilita la vita sia all'utente finale che all'installatore. Il proprietario dell'impianto potrà interagire con il sistema ovunque si trovi, basta una semplice connessione dati, così come anche l'installatore, che con il suo tablet è diventato uno strumento ormai alla portata di tutti, comodo, leggero, facile da trasportare, potrà connettersi nel sistema sempre nella massima sicurezza. Ora lascio la parola a Giulio per approfondire qualche domanda più ricorrente che è arrivata durante il webinar. Grazie. Grazie Marzio. Allora, prima di passare alla parte delle domande, ricordo ancora la possibilità di scaricare il materiale informativo che abbiamo discusso oggi cliccando sul logo che trovate in alto a destra sullo schermo. È un logo fatto a forma di floppy o di foglio con un'orecchia un po' piegata. Da lì potrete effettuare il download della guida, del manuale, delle slide, delle brochure, tutto quello che abbiamo discusso in questo meeting. E vi ricordo di farlo solo prima che finisca il webinar, perché dopo il link non sarà più accessibile, ovviamente. E allora il collega Diego mi ha girato alcune domande che avete fatto in chat, a molte ha risposto individualmente, ad altre invece ha risposto in pubblico nel blog. E ne ho riprese, diciamo, quelle un po' più di interesse generale. E allora, la prima domanda è: esiste una linea radio dedicata alla 1068? La risposta corretta è no, si utilizzano i dispositivi della linea Zeno 1051, quelli che già conoscete o conoscerete. In questo modo garantiamo la completezza di gamma del sistema qualora facessimo un impianto ibrido, e il vantaggio di ottimizzazione dei magazzini vostri, del distributore e degli standard. La seconda domanda è: possibile programmare l'impianto con la centrale offline? Scusate, sì, occorre memorizzare la programmazione ovviamente su una micro SD e poi trasferirla successivamente in centrale. È possibile inserire l'interfaccia wireless sul bus? Allora, a fine anno uscirà la sorella maggiore della centrale che abbiamo visto oggi, che si chiamerà 1068010 e sarà espandibile fino a 66 ingressi. E su questo taglio prevediamo impianti, ovviamente impianti più grandi, no? E quindi in quel caso sulla futura 010 sarà possibile inserire due interfacce sul bus, oppure una plug and play in centrale e un'altra sul bus. Quindi sulla 1068010 sì, sulla 005 solo plug and play. E le app 1068.7 Urmet Secure sono gratuite, prevedono una versione pro? No, non prevedono una versione pro, sì, sono gratuite, lo saranno sempre, quindi non ci sono funzioni bloccate, potete andare sui vari store Apple e Android, scaricarvi l'applicazione ed è già funzionante, quindi non ci sono sorprese. E ancora un'altra domanda: è prevista un'integrazione con la videocitofonia? Allora sì, ovviamente c'è l'integrazione con la videocitofonia. Se pensate al nostro sistema IP evoluto, Hyper, come il monitor di punta, il Max, all'interno del Max e sono già oggi, ci sono precaricate alcune app del sistema, tipo quella di TV circuito chiuso, quella di Yokis, quella riguardante la 1067, e a breve, diciamo nella seconda parte dell'anno,
uscirà anche l'integrazione da parte Urm S Core, quindi diventa davvero il monitor Max in quel caso diventa davvero il cuore del sistema, può andare a comandare sia chiamiamola la domotica semplificata IOPS all'interno dell'alloggio e utilizzare la parte ciclonica, ma anche andare per un discorso di sicurezza a monitorare la mia 1068, attivarla, disattivarla, vedere le telecamere. Quindi non solo oggi di che cosa voglio dire, non solo abbiamo parlato di integrazione tramite app, ma ovviamente c'è anche un'integrazione avanzata da sistema. Non so, Marzio, tu vedi altre domande un po' più tecniche a cui vuoi dare tu una risposta? E guarda Giulio, tre domandine veloci veloci, giusto per chiarire alcuni aspetti. Quindi mi chiedono se l'impianto può essere programmato anche da tastiera. Noi abbiamo evidenziato molto il tablet, che è la nostra novità, ma sì, comunque è liberamente programmabile da tastiera. Insomma, tutto ciò che facciamo da tastiera possiamo farlo anche da tablet. Poi ci chiedono se è possibile inserire un rivelatore di fumo, magari il cliente vuole stare un pochino più tranquillo nella sua cucina e quindi inserisce un rivelatorino. Sì, è possibile inserirlo, verrà gestito come allarme tecnologico, quindi anche qui abbiamo la possibilità di dargli un evento dedicato. E inoltre ci chiedono che cosa succede nel momento in cui la centrale dovesse perdere la comunicazione con il cloud. Fondamentalmente non succede nulla di trascendentale, nel momento in cui la connessione è interrotta non potrò gestire l'impianto con le mie applicazioni. Ma nel momento in cui ritorna la linea internet alla centrale, quindi nel momento in cui capiamo per quale motivo si è interrotta la comunicazione, la centrale automaticamente inizierà il dialogo con il cloud e tutto tornerà a funzionare come era prima. Tutto qui, Giulio, grazie. Perfetto Marzio, ancora una cosa mi scrivono dalla regia. I clienti chiedono se faremo dei corsi più tecnici sulla programmazione. Ovviamente sì, oggi visto il poco tempo non era possibile entrare troppo nel dettaglio, ma faremo dei corsi regione per regione, quindi vi invito a sentire i propri commerciali, gli agenti della vostra zona. Quindi sì, entreremo nel dettaglio, ricordatevi comunque di andare a spolverare le nozioni base su YouTube. Grazie al consiglio che ha dato in chat il collega e io. E ricordo che all'interno del promozionale istituzionale è già presente la centrale in doppia versione con due kit, 1068902 e 1068904. Nella versione, diciamo, basic con centrale, tastiera, interfacce IP e tre rivelatori doppia tecnologia, una sirena da esterno. E nella versione invece, chiamiamola premium, con l'aggiunta del modulo GSM con sintesi vocale integrata. Quindi, cosa voglio dirvi? Comunque abbiamo pensato di ringraziarvi e di ringraziarvi permettendovi diciamo, di toccare con mano il prodotto con un invito alla prova particolare. Ma non vi svelo nulla, riceverete nei prossimi giorni una comunicazione commerciale sull'iniziativa e chiamate i nostri commerciali. E ci tengo comunque a ringraziare tutti quelli che hanno fatto domande, chi ha inviato considerazioni, tutti i colleghi che hanno partecipato al webinar, ma soprattutto ci tengo a ringraziare voi a nome di Urmet e di farci, diciamo, di farci un augurio reciproco, di augurarci che il prossimo incontro, forse che possa non essere solo più tramite un webinar, ma possa essere fatto di persona, possa essere fatto prendendoci un caffè. E magari anche stringendoci la mano. Quindi per adesso vi ringrazio a nome di tutti e un arrivederci a presto. Bene, mi associo ai ringraziamenti di Giulio e lo ringrazio per la sua collaborazione, nella speranza che il corso sia stato di vostro gradimento e che sia dimostrato uno strumento utile per apprendere informazioni comodamente da casa vostra. Arrivederci al prossimo webinar. Come vedete, sarà il 7 maggio 2020 alle ore 17. Si parlerà di serie civili Simon Urmet. Per il webinar riceverete l'invito via mail o attraverso i vostri canali commerciali. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro a tutti.